ha grandi possibilità ancora, perché una grande tradizione di vino, per troppo tempo ha venduto soprattutto vini da taglio, ma sta facendo grandi vini e ha conquistato il mondo facendo grandi vini e io mi metto nella scia e infatti siamo in parecchi paesi del mondo e questo ci conforta molto. Siamo in 10 paesi asiatici, dell'Asia Pacifico, perché siamo anche in Australia, e il fatto che si possa abbinare a dei piatti giapponesi, cinesi, mi fa impazzire. Il suo vino preferito? Quale figlio è preferito? Si fanno domande di questo genere a un padre. Sono tutti come i libri. Sono tutti alla pari, dal primo all'ultimo, tutti hanno ragione per essere amati. Il vino è un alimento liquido e non è una bevanda come le bevande gassate per cui uno ne beve tanto per dissetarsi. Il vino è un alimento che nutre ed ha bisogno di avere delle regole minime e massime. Le minime sono quelle di far bere questa sostanza a quelli che hanno il fegato già adatto a poterlo metabolizzare. E non sono i ragazzini, ma sono gli adulti che dai 18 anni ai 100 anni lo possono bere continuamente, mai a digiuno, sempre con i pasti, ma grandi vini come quelli che abbiamo assaggiato tra ieri sera e oggi, sono vini che hanno degli antiossidanti che ci permettono di proteggere le nostre cellule, di proteggere le nostre membrane, di non farle invecchiare e quando sono vecchie un pochino di svecchiarle. Questo deve essere il concetto del bere il vino. Si beve l'acqua, si gusta il vino, perché il vino è un alimento liquido e come ogni alimento ha dei minimi e dei massimi. In un maschio i due bicchieri di vino, in una donna un bicchiere di vino, il tutto funziona soltanto, non tanto per appagare solo il palato, quello ci sta anche, ma soprattutto nella socialità, nel sapere che dopo che hai bevuto te ne vai a dormire, l'indomani ti svegli sobrio dopo aver fatto una buona dormita.